seconda semifinale di Champions consecutiva raggiunta in 2 anni. I ragazzi di Abate vogliono riprendere il loro posto in zona playoff. Per farlo devono passare dalla sfida contro la Lazio, dal Puma House of Football. Un caloroso saluto e buon divertimento da parte di Francesco Specchia. Ecco qui le squadre che sono pronte a fare il loro ingresso in campo, ma ripartiamo da dove abbiamo lasciato, ovvero che il Milan è nelle Final Four di Youth Champions League per la seconda volta in 2 anni di fila. Non è mai successo ad un'italiana e raramente, bisogna ripercorrere tutta la storia per trovare qualche club che sia riuscito ad andare 2 volte di fila a giocare in Svizzera, Nyon per la precisione, anche se lo scorso anno non si sono tenuti lì le semifinali e le Final Four di Youth League. Però questo è un Milan che davvero sta dando tanto, anche non solo per via dei grandi risultati ottenuti, ma anche per i tanti giocatori ovviamente offerti al calcio che conta, offerti alla prima squadra. E oggi, tra le altre cose, in campo dal primo minuto ce n'è più di qualcuno, oramai da 3 gare almeno. Intanto vedete Caldara, piccolo spoiler, lui al centro della difesa, ma andiamo con ordine perché il Milan scende in campo con Ravel in porta, Bakune, Caldara, Simic, Bartezaghi in difesa, Stalmach e Sala, cerniera mediana con Scotti, Zeroli e Bonomi, tridente alle spalle di Simelak, punta centrale, riposano Sia e Camarda, i due top scorer di questo Milan. Ovviamente le fatiche europee e l'ampia rosa permettono anche ad Abate di riuscire a tornare con qualità, di qualità. In porta invece la Lazio schiera quello che è il suo 4-3-3, Lazio che è in piena corsa a playoff e dentro i playoff, con Magro in porta, Bedini, Milani, Zaza e Ruggeri in difesa, Di Tommaso, Bordon e Sardo a centrocampo, con Bordon che spesso galleggia tra il ruolo di difensore centrale e di mediano, e quest'oggi è proprio Frangifrutti davanti alla difesa. Tridente tutto esotico con Diego Gonzalez dal Paraguay, Sana Fernandez portoghese e davanti Flavio Suleimani l'albanese, capocannoniere di questa squadra con 8 reti. Lo sguardo, la grinta di mister Ignazio Abate per una gara che è molto importante. È chiaro, il campionato è lungo, c'è ancora tanta strada da fare, ma questa 26esima giornata di campionato può essere uno spartiacque importante, come abbiamo detto, per la primavera, con la Lazio terza in classifica, con una ovviamente partita in meno come il Milan, può agganciare la Roma seconda, la Lazio che l'anno scorso ha vinto dominando la primavera 2. Ecco il direttore di gara, il signor Nicolò Turrini di Firenze, e gli assistenti Parisi di Bari e Davide Fedele di Lecce. È tutto pronto, fischietto in bocca, sta per cominciare questo Milan-Lazio sul campo centrale, col primo pallone toccato dalla Lazio, pallonata lunga, profonda, il Milan a rispedire in avanti a centrocampo, contatto con Stalmach che rimane subito giù, 10 secondi e l'8 è già a terra. Questa, questo tocco, ma andiamo a impostare con Caldara, apertura per Bakune, lungo linea per Scotti, poi Stalmach gira con Sala, Simic centrocampo cerniera davanti a due difensori centrali importanti come Simic e Caldara. Caldara la seconda presenza stagionale, ha giocato 61 minuti contro la Fiorentina con la primavera. Ovviamente Scotti va a combattere su Fernandez e adesso è Magro. Pallone lunghissimo, arriva Giancarlo Simic con personalità. Guardalo,
il 5 con Bartesaghi, loro sono proprio tra i già citati che hanno collezionato caps con la prima squadra. E arriva Simic da tre gare da titolare con la primavera, riconquista palla qui Stalmach, il fallo di Simelak e allora il fischio da parte del direttore di gara. Il danese commette fallo, ex Copenaghen, lo vediamo qui. 5 gol in stagione per lui. Inquadrato invece Emanuele Sala. Milani. Sala. Chiama calma mister Ignazio Abate. Simic. Si propone Stalmach, vuole ritmo mister Ignazio Abate. Bellissima vittoria proprio su questo campo contro il Real Madrid qualche giorno fa, quarti di finale di Youth, vinta ai rigori. Il cambio gioco su Filippo Scotti. Pallone fuori i giri. Vieni Flavio, se no non usciamo da là. Quelle indicazioni da parte di mister Stefano Sanderra, ex Hibernian, squadra maltese. Poi Fondi, San Benedettese, Catanzaro. Grande esperienza, spesso con i grandi. La Lazio lo ha riportato in un settore giovanile. Coscotti prova ad accendersi. Simelak va in pressione. E poi la chiusura di Bakune. Molto bene, non si esce da quel lembo di terra, ma il pallone è ancora rosso-nero. Ancora Scotti, lo scambio sulla destra con Bakune, tagliato dentro. Capitan Ruggeri mette fuori. Sono 7 punti di differenza tra le due squadre. Non ce ne sono così tanti. Scotti dentro forte. La palla sfila sul secondo palo. De Gonzales in ripiegamento. Arriva a dare una mano il paraguayano, il più anziano in campo per la Lazio, classe 2003, 9 gol e 4 assist per lui, uno in più di Sulleimani. Sopra età però, porta assolutamente un valore aggiunto. Di testa Bartesaghi su Sulleimani. Avrebbe voluto un fischio da parte del direttore di gara, lo sguardo attento del terzino. Che anche esordito in Champions League a Newcastle quest'anno. Una presenza in Champions per Bartesaghi, 5 in Serie A. Anche lui da tre gare insieme a Simic è tornato in pianta stabile, 90 minuti con l'Under 19 rossonera. Bartesaghi con le mani lungo linea, Simelak non arriva, c'è Capitan Zeroli. Prova a chiudere il triangolo col 32, allontana la difesa con Zaza. Il tocco e qui il fallo su Bonomi trattenuto da Diego Gonzalez. Lo tira giù per la mano. Fallo chiaro ed evidente. Giriamo palla. Simic scambia con Stalmach. Si apre Caldara. A destra. Scotti prova l'1-2, Bakune, Giancarlo Simic conduce, cambia passo, prende per mano la squadra, gran palla questa per Bartesaghi, arriva la chiusura da parte di Filippo Bedini. Siamo 7 punti di differenza tra Milan e Lazio, lo anticipiamo, non si vedranno. Ovviamente il Milan che è stato al vertice della classifica, ma primo obiettivo è formare giocatori, darli alla prima squadra. In questo il Milan sicuramente la migliore in Italia, e così anche quest'anno. Bartesaghi, ora Giancarlo Simic, Caldara prova una verticale, non si capisce qui Milani, e allora Scotti prova il traversone, arriva Zeroli da dietro. Non è riuscito a evitare il corner, sarà il primo calcio d'angolo per la partita, nella partita per il Milan. E allora andiamo a saltare, a portare chi dei centimetri
dentro l'area di rigore con Magro che inizia a sistemare i suoi. Anche Caldara si spinge in avanti. Pallone dietro per Bonomi, di prima intenzione Stalmach va di testa, anzi Simelak, il pallone esce, si resta in zona offensiva. Bella palla di Bonomi in questo caso. Bartesaghi, Simelak lavora un buon pallone, ancora Bartesaghi prova a girarsi, non lo molla Bedini. Inquadrato intanto Gonzales. Movimento di Bonomi, si torna dietro da Simic. Caldara, Simic, pallone per Bakune, molto dentro il campo, larghissimo invece Scotti, può partire Scotti, invece decide di mettere un traversone lungo sul secondo. Quando si accende Scotti è imprendibile, qui infatti mi aspettavo un duello uno contro uno. Buona l'idea comunque del traversone, troppo profondo in questo caso. Pallone in zona Stalmach, arriva lui di testa, poi da dietro Caldara porta sulla squadra con un urlo. Seconda palla di Bonomi, andiamo ad attaccare bene la zona palla per prendere questa seconda. Simic mette il fisico, poi Caldara dietro, si allarga ancora Simic, con calma Raver. Caldara, usciamo molto bene da questa pressione, adesso dobbiamo accelerare, c'è Zeroli, il cavistello per aprire in due la Lazio, eccolo, attivato il capitano, fallo. Questo è il limite del giallo, fallo tattico. Ha interrotto una ripartenza qui di Tommaso in maniera astuta ed intelligente con Zeroli che ha fatto da riferimento su Sala, verticale verso Bonomi, si torna dietro. Lazio arroccata negli ultimi 35 metri, 40 metri con Simic. Ancora Caldara, classe 94, fuori quota quest'oggi, sta rientrando dall'infortunio, lo sapete. Stalmach, polacco, tra le linee Capitan Zeroli, che lui esordio ovviamente con la prima squadra. Si gira molto bene qui Scotti, si accende, poi Bakune, il pallone è toccato. Arriva Bedini, poi prova la rovesciata Bonomi, addirittura Sala in rovesciata. Prova l'acrobazia al numero 28. Rivediamo. Due gol per lui. Un gol in Coppa Italia. Parte la pressione con Zeroli. Sala, anche Scotti. Pallone in out. E allora Bakune mette in moto Sala. Bartesaghi, dai, va questo pallone per Bonomi, grande qualità. Attacchiamo con tantissime frecce, Bartesaghi, il pallone allontanato. Sulla seconda palla ancora Sala, poi Bartesaghi a contendere il pallone con un tackle scivolato. Grande agonismo, grande Milan, intenso in questi primi 11 minuti di gioco. Vuole portare tanti uomini lì, quella zona, per non far uscire la Lazio. Staccato dietro anche Zaza, colpo di testa di Sala. Ancora Sala qui col fallo, un po' ruento qui nel contrasto con Gonzales. Emanuele Sala. Pressione di Simelak. Buoni.
riconquistiamo con Salma che è Zeroli, ma siamo tornati indietro ancora con Simic. Sala cerca spazio tra le linee, Zeroli anche alle spalle delle due mezzali come linea Caldara. Stalmach, cambio di gioco, pallone inarrivabile. Con calma Magro sa che è il momento di rallentare un po', perché questo Milan sta mettendo alle corde la Lazio. Solo un tiro fuori, ma con l'intensità e il piano gara sta mettendo in difficoltà la Lazio. Di Tommaso adesso per una delle prime sortite offensive della Lazio, ma è arrivata puntuale la chiusura. Bedini si muove, Gonzalez, ecco riceve il paraguaiano ancora sul 5. Prova il 3 contro 2 in questa sottorello. Bonomi chiude, le indicazioni continue da parte di Sanderra. Cerca il movimento di qualcuno, Bedini. Non c'è movimento, deve andare lungo in area di rigore. Esce Raver, l'ex Saint-Étienne, ha pensato al rinvio lungo. Simic con Caldara sulle mani, non voleva che tornasse questo pallone dietro, allora è Stalmach a dare verticalità con Zeroli. Si gioca in avanti, si gioca bene in avanti, altissimo Bakune, atterrato, intervento di Sana Fernandes, classe 2006, eccolo qui il numero 7 che è andato a mettere giù così Bakune. Ma no ragazzi, ancora si è visto poco l'esterno sinistro della Lazio, qui il fallo su Adam Bakune. Se abbiamo la possibilità di andare dentro diretti con una bella palla, fallo sull'italo marocchino. Pallone interessante a centro area, allontana la difesa, il campanile resta lì, forse un tocco di mano, prova la conclusione Simelak. Restiamo in zona offensiva, è un flipper impazzito, la palla però arriva tra i guantoni di Magro. Prima vera occasione importante per il Milan, proprio da quel fallo conquistato da Bakune. Sala, è solo Milan in questo quarto d'ora di gioco. Bisogna capitalizzare adesso, bisogna andare a far male Stalmach. Il tocco di Bonomi, ancora la chiusura, pressione in avanti di Stalmach. Con cattiveria è andato Stalmach. Ha già assaggiato prima di venire in Italia i professionisti, con 20 presenze in Polonia nel Górnik Zabrze con Podolski tra l'altro. Quadrato Flavio sulle mani, la pressione di Simelak è andato vicino al gol, suo tiro a botta sicura è stato rimpallato poco fa da pochi passi. Fernandes, chiusura forte di Bakune. Zaza riceve da Ruggeri, buona chiusura da parte di Bonomi. Panchina del Milan, andiamo a vederla anche per curiosità e capire come può cambiare, se vorrà mister Abate nella ripresa. C'è Bartoccioni, Malaspina, sia la Camarda sia Paloschi, Skocilas, Parmigiani, Mancioppi, Elettu e Magni. Il contatto, sentite le lamentele. Bonomi redarguito, la panchina rossonera dice contrasto. Uno fa nel pallone, l'altro no. Ma mica è cattivo, dai.
fallo in ritardo. Bonomi, sanzione giusta. Sventagliata di Ruggeri, c'è Bartesaghi. La seconda palla arriva a Bonomi di Tommaso, è il più in palla della Lazio. Il rimbalzo, premio rossoneri, rimessa laterale. Sentite il vociare a bordo campo. Tanta voglia di fare risultato. Questa è una palla interessante di prima di Sardo per Fernandes, che va a puntare, arriva alla sovrapposizione col tiro cross da parte di Milani, che va fino in fondo. 1-1 i calci d'angolo. Adesso anche la Lazio tirerà dalla bandierina. Giocato corto, Fernandes. Pallone direttamente su Noraver. Con le mani voleva ripartire veloci, lo facciamo. Adesso la Lazio è messa male su questo calcio d'angolo. Simelak non riesce a vincere l'uno contro uno. Il danese, che torna a titolare dopo 6 gare, oggi la seconda in realtà in campionato dal primo minuto, la terza stagionale. Simic. Caldara vuole un po' più di calma. Sentito Bartesaghi, ha chiamato un giro in più per rifiatare. Dettare anche i tempi di gioco. Bakune, Scotti. Di fianco a lui c'è Zeroli. Corre tanto anche Fernandes, ma fanno fatica a prenderci. Terzini noi sempre molto molto alti. Dentro al campo, guardate Bartesaghi come si alza sulla linea dei trequartisti. Strettissimo anche Bakune per aprire lo spazio per questa palla. Scotti si butta con i tempi giusti dentro Zeroli. Va da solo Scotti, cerca una verticale. Stalma apre ancora per Zeroli, fuori gioco. Abate voleva uno sviluppo con un cambio lato. Abbiamo attaccato bene l'area anche con 4 uomini. Bonomi sul secondo, Simelak dentro. È entrato anche Sala in area di rigore. Caldara con calma proprio sul 28. Sala fuori tempo, questo è giallo. Primo monito della gara è Emanuele Sala, secondo fallo, seconda volta, arriva mezzo secondo in ritardo. Non lo tocca in realtà, però andare così in ritardo. Di Tommaso, ancora lui a terra. Abate vive le partite con grande passione, con grande agonismo. E qui Zeroli va a chiedere spiegazioni al direttore di gara per questo cartellino giallo. Bordon ha toccato pallone in mezzo al campo, il brasiliano. Ancora Di Tommaso. Riconquista Sala, questa volta senza fallo. Raver. Si apre Caldara. Ancora con calma, vogliamo costruire, saltare la prima pressione della Lazio. Caldara con la palla verso Stalmach, troppo lunga. Sulla seconda c'è Bonomi. Adesso siamo messi bene, possiamo andare a guardare negli occhi Magro. Sulla sinistra arriva come un treno Davide Bartesaghi, carica il traversone sul secondo. Zeroli anticipato di poco, Kevin Zeroli. Pallone resta buono, ancora il capitano allo scarico, lo trova in Bakune. Nel mancino dentro, allontana nuovamente la difesa con Bedini. Bartesaghi vuole giocarla con le mani. Con indicazioni costanti da parte di mister Ignazio Abate. Bartesaghi, Simelak propone una soluzione, si muove alle spalle anche Sala. Kobonomi, centro area, adesso si è svuotata, però possiamo andare a tirare dalla bandierina, anzi no, al limite della bandierina, ma con le mani. Bartesaghi, il movimento di Bonomi, su di lui c'è Bedini, ancora Bartesaghi, Stalmach, Caldara. Buona l'idea per cambiare lato verso Scotti, che incolla il pallone al piede, può puntare, pettinare il pallone.
calcio d'angolo, questa volta sì, il secondo del Milan in questi primi 22 di gioco, sempre 0-0 tra Milan e Lazio. 26esima giornata del campionato, Primavera 1. Bonomi, andrà lui dalla bandierina. Prende la rincorsa, tutto pronto, pallone arriva sul primo, proprio su Zeroli, Bakune raccoglie questo pallone. Viene rimesso dentro, la spizzata di Caldara, solo profumo di gol. Mattia Caldara di testa la gira così, in avvitamento, e come un cavatappi quasi stappa la partita. Ultimo gol di Caldara risale al 7 novembre del 2021 in campionato con la maglia del Venezia al Penso contro la Roma. Bedini, lungolinea, e qua chiama la giocata con l'interno il tecnico, consiglio tecnico per non far uscire questo pallone lungolinea. Si è addormentata un attimo la Lazio qui, allora Bakune si butta dentro, ecco che riceve il pallone, Fernandes tocca il tanto che basta, ma la pressione è alta, sempre Zeroli a portare il pressing, bravissimo qui Stalmach, messo anche giù, usciamo bene da questa situazione, Zeroli dentro verso Simelak, ma proponiamo, cerchiamo di sfondare il muro bianco-celeste, Zeroli, apertura sulla destra, ancora Scotti, può mettere nel mirino Simelak. E adesso prova ad uscire la Lazio, ma la pressione è fortissima. Ecco Zeroli, non c'è tempo e spazio per ragionare. Prova ad uscire Gonzalez verso Bedini. La pressione ancora di Bartesaghi, non può far meglio di così la Lazio in uscita. Anche con l'aiuto di Suleimani, il pallone torna dopo pochi istanti, rossonero. Bartesaghi chiede dove esattamente andare a rimettere in gioco. Si stacca Simic, Bartesaghi, eccolo qui, finta proprio su di lui, va su Giancarlo. Caldara, Scotti si alza sempre con i tempi giusti. Zeroli, Sala si propone anche lui di fianco a Stalmach. Cambio lato difficile, ma va bene così. Avete visto gli applausi da parte di Ignazio Abate. Bedini, Lazio che ha costruito veramente poco, fatto poco in questa partita, ha fatto molto in fase difensiva, a dire il vero. Bedini di testa, arriva Suleimani a dare una mano, di Tommaso raddoppiato, l'intervento da dietro al limite su Zeroli che resta, però si rialza in piedi velocissimo. Fernandes prova a puntare adesso il portoghese, grande passo, sembrava non esserci fallo e addirittura giallo per Bakune. Sembrava proprio grande spunto di Fernandes, quello sì. Però si è lasciato cadere, guardate, perché ha capito che il pallone usciva. Se l'è allungato troppo, guardate, e va giù da solo, anche perché non è caduto in maniera naturale dopo il contatto, ma è caduto in avanti, sul lato, sul fianco. Quindi, insomma, partita offensiva del Milan che però conta due gialli, e adesso l'occasione per la Lazio. Grande frequenza, grande passo e gamba nello stretto. Abbiamo visto Sana Fernandes, l'ex Sporting di Lisbona. 4 gol per lui questo campionato. Adesso si intasa addirittura l'area piccola del Milan, con Di Tommaso, Zaza, Bordon per la Lazio. Tante sul primo palo, Simic, Bakune. Addirittura in porta Gonzalez, e andiamo a mettere in calcio d'angolo
pareggia il conto dei tiri della bandierina alla Lazio 2-2, ma guardate, ha provato la sorpresa addirittura col sinistro. Diego Gonzalez ha calciato molto bene. Adesso va Fernandez a trovare il traversone da dietro. Prova lo scarico e l'appoggio. Ci ha provato almeno questa circostanza Bedini. La sponda. Scotti voleva incontro Simelak. Perdiamo un pallone adesso con Bonomi e ha spazio Ruggeri, il capitano, per condurre sulla destra, appoggiare a Gonzalez. Talento tutto sudamericano anche nel tocco e nel passo qua di Tommaso. La posizione sembrava di offside. Gonzalez, un tiro cross che non trova né la porta né Sanà Fernandez. Prima occasione per la Lazio. Sembrava fuori gioco. Gonzalez chiude bene lo specchio qui Raver. E addirittura guardate come Sardo abbia chiamato questo pallone con insistenza. In effetti era da solo Sardo sull'altezza del dischetto. Gonzalez qui probabilmente non era convinto sul da farsi. E Di Tommaso è davvero un fattore in questo inizio gara, toccato ancora una volta. E qua Di Tommaso si rialza, ha preso un altro fallo. Sembra sempre palla degli avversari, all'ultimo Di Tommaso ci arriva con le sue lunghe leve ed è per questo che sta raccogliendo tanti falli e anche un cartellino giallo per il Milan, quello di Sala. La Lazio ha preso un po' coraggio con queste situazioni. Bravissimo qui Bonomi nella pressione, ma una bella partita molto intensa, partita ovviamente d'alta classifica con tanti talenti in campo. Parte Zaghi, la rovescia così. Sala prova a saltare su sulle mani. Andiamo dietro adesso a respirare un po', perché la Lazio si è scossa dopo il primo periodo di grande Milan ad inizio gara. Raver, Mattia Caldara, sguardo avanti, squadre spezzate in due. Ora si salta al primo pressing con la palla per Alexander Simelak. Ancora giù Di Tommaso, questa volta senza fallo, bravo il direttore. Ha fischiato il fallo in realtà. Bordon dietro. Filipe Bordon. Di solito inizia l'azione come difensore centrale, qui davanti alla difesa con gli stessi compiti di fatto. Fernandez. Riceve Zaza. E sale molto qui l'errore da parte di Di Tommaso. Bedin riconquista Gonzalez. L'appoggio per Sardo anticipato. Adesso possiamo provare a ripartire con Filippo Scotti. Cambia passo. Messo giù, presa la palla in questo caso da Bordon. Ancora Sardo. Grande chiusura da parte del solito Stalmach. Pallonata lunga, prova così adesso la Lazio ad avvicinarsi alla porta di Reverra di Tommaso. Le movenze ricorda un po' Colpani questo di Tommaso. Prova al tunnel Bonomi e poi con ardore Caldara. Sta giocando ancora la Lazio adesso con Bedin, questo intervento, gamba alta, è quasi da rosso, questo è un arancione visto così, visto live è un arancione, sulle mani gamba alta, chiede subito scusa, rivediamo,
Gamba alta, non tocca forse Caldara ed è per questo che è arrivato solo il giallo. L'avesse preso, insomma, povero Mattia. Attaccante combattente, davvero primo difensore per la Lazio. Flavio Suleimani, ex Perugia. Simelak, pallone destinato a lui, vediamo. Con il petto mette giù il fallo su Kevin Zeroli. Andato Felipe Bordon. Fallo di Tommaso. Sempre dentro la partita. E Zala è moderno. Bartesaghi arma al mancino sul secondo. Scotti e Zeroli chiamano il pallone, attaccheranno puntando al centro area. Pallone proprio verso il dischetto. La chiude così Sala e vediamo se rimessa dal fondo. Poteva essere anche una rimessa laterale. Magro va verso Gonzales. Caldara. Pallone non controllato al meglio, allora è Fernandez. Ruggeri tira con Zaza. La chiusura di Zeroli. Simic, pallone arretrato per Bartesaghi. Rimessa per la Lazio, adesso si è un po'... Bravo Bobo. Bordon, Simelak, Zeroli, ancora Simelak, combatte Bordon in mezzo al campo, Stalmach, adesso saliamo nuovamente noi con Bakune, pallone per Simelak, Di Tommaso, conduce Fernandes, Bordon, pallone profondissimo verso Di Tommaso, spinta evidente. Bartesaghi sulla sinistra, sventaglia alla grande a trovare il cambio lato su Scotti che può andare a puntare l'uno contro uno. Scotti si avvicina all'area di rigore, il pallone dietro chiuso da Zaza. Simic pulito. Sala. Simic scambio con Caldara. Vieni Felipe che si è superato.
Gran pallone adesso, il traversone è chiuso, calcio d'angolo ancora una volta per il Milan, il terzo in questi 37 di gioco. Pallone fuori gioco però, attenzione di rientro. Ogni angolo battiamo così, con la sufficienza del cazzo. Rimessa laterale, adesso il gioco si è un po' impantanato in questa fase finale di primo tempo. La rincorsa di Simela che va in pressing fin su Magro. Con il mancino l'errore, ma fa trovare Sardo, sicuramente il pallone non era intenzionato, indirizzato a lui. Bedin, Zaza e Capitan Ruggeri adesso provano a raffreddare il match. Simic butta via tutto, palla avversario, sulle mani non è così d'accordo. Ale, fermo lì, sedi. Gonzales, Sala prova la chiusura, Gonzales slalomeggia solo per un attimo e poi verticale profonda. Emma, calma. La chiusura di Bonomi, Zeroli. Non c'è fallo, allora Bonomi può correre diretto verso la porta. Scotti arriva come un treno. Scotti va giù, calcio di rigore. Calcio di rigore ineccepibile per il Milan al minuto 39. Scotti prende il motorino, svernicia tutti. Sembrava in ritardo, ma la velocità di Scotti ha portato il Milan ad andare a calciare dal dischetto così. Fallo netto. L'assist di Bonomi, riconquista, pressing forte e andiamo adesso dal dischetto. Le indicazioni di mister Abate, il Milan ha macinato tanto fino a prepararsi a questo calcio di rigore sul punto di battuta. Va proprio Scotti. Scotti contro Magro dagli 11 metri, parte Scotti, la parata da parte di Magro che blocca il risultato sullo 0-0. E vediamo la conclusione di Scotti, non angolatissima, ha puntato a spiazzare l'estremo avversario che ha intuito. E allora quarto corner. Pallone sul primo, allontana sulle mani e poi chiude tutto, parte Zaghi. Simic avrebbe voluto il pallone sul secondo palo, va a dirlo ai compagni su questo calcio d'angolo. Chi non è capace a battere i gol? Porco il cazzo, pigliate la palla. Guarda palla. Invio di Magro, salta Stalmach più in alto di lui sulle mani. Zeroli, doppio contrasto, poi allontana Milani.
Altra palla buttata in avanti verso Simelac. Adesso si gioca un po' a ping pong. Bisogna metterla giù. Milan che ai punti meriterebbe ampiamente il vantaggio contro una Lazio che ha fatto ben poco, più per meriti del Milan. Siamo ancora 0-0, Simelac anticipato, ancora Bartesaghi, gran primo tempo per lui. Rinviene da dietro Sala e poi Simic scambia con Caldara. Di prima intenzione Sala, fa filtrare un buon pallone. Chiude bene Bordon, che si sta dimostrando giocatore molto intelligente, passista, metodista. Molto intelligente anche questo Bordon, davvero, davanti alla difesa. Sardo. Arriva Milani per la seconda volta, si vede in zona offensiva il terzino sinistro che manca l'aggancio arpionato con il tacco. Stalmach. Caldara. Sala. Bartesaghi dà un'opzione a sinistra. Stalmach sventaglia. Di testa Zeroli, buon tocco. Simelac dietro verso Stalmach. Scotti. Simic per Sala. Bartesaghi. Simic. Caldara, apertura verso Bakune, il controllo su di lui Fernandes che gli toglie il respiro. Fernandes va via, grande spunto sul breve, poi però più veloce del pallone. Sana. Bakune alza un campanile su quale arriva Simelac. Mette giù Bonomi. Le finte di Bonomi. Riesce a mettere dentro un pallone velenoso sulle mani da Manforte. Simic in mezzo a due. Sala. Strattonato. Stalmach. Caldara. Carica il destro. Arriva la chiusura doppia. In questo caso di Ruggeri. Zeroli si fa sempre trovare nel posto giusto. Pallone verso Scotti, altra opportunità dalla destra, campanile pericoloso che si alza, Magro con i pugni, fallo in attacco. Finisce qui il primo tempo, un buon Milan, 0-0, rigore sbagliato da Scotti al 40esimo, però c'è tutto il secondo tempo per andare a prendere i tre punti. Fischietto in bocca per Nicolò Turrini di Firenze, sta per cominciare la ripresa tra Milan e Lazio, il primo pallone è dei rossoneri, si parte. Stalmach, girano dietro Simic e Caldara, resta Guardinga la Lazio, sa che il Milan vuole iniziare come era partito nel primo tempo, con grande foga, e allora sta dietro, non vuole concedere spazi proprio a uno che di spazi se ne intende. Scotti verso Simelac che gira. Sala. Bartesaghi si è proposto tanto, ha giocato praticamente sempre nella metà campo offensiva, gli ultimi due baluardi Simic e Caldara.
Parte Zaghi, arma il mancino sul secondo palo. La demi-volée di Scotti che tempera il pallone. Stalmach arretrato. Il pallone verso Bonomi che aveva tagliato, ma è partito forte il Milan. Pallone verticale, ha quasi già finito la benzina anche sulle mani, che ha dato tanto nella prima frazione di gioco, anche in fase difensiva, correndo molto dietro il giro palla fluido del Milan. Potrebbe cambiare davanti la Lazio. Scotti, pallone delicato, troppo, chiude Milani. Un po' di testa di Sardo che si è visto poco, giocatore motorino di centrocampo. Colpo di testa di Sulemani. Caldara con calma, appoggia Zeroli che lascia dietro verso Bakune. Simelak, resta rossonero il pallone. Allora è Stalmak a far correre ancora una volta Bartezaghi. Corsa fluida, il pallone per Simelak, la conclusione! Simelak si è girato benissimo, ha aperto sul secondo palo. Fuori di pochissimo. Lo spunto, eccolo qua. E poi davvero sussurra l'incrocio dei pali. Conclusione di precisione. Parte del danese. Ancora Bartezaghi a suonare la carica, anche in quell'azione. Molto bene. Sala. La riscodella dall'altra parte, Milani di testa. Scotti vuole arrivare su questo pallone, c'è Bakune. Ora Filippo. Tra le linee Zeroli, a un tocco Stalmach. Sala. E adesso giochiamo molto bene. Bartezaghi ancora in mezzo. Il pallone toccato da Milani e poi Magro si accartoccia sulla sfera. Ancora una volta partito tutto da Bartezaghi. Rivediamo con la figura Milani. Zeroli era lì, Scotti anche. 3 minuti e 20 di fuoco per il diavolo. Bakune, Scotti, toccato Bakune da Sardo. Ancora Scotti, va via in mezzo a due. Zeroli, cambio lato. Bonomi, Gonzalez su di lui. E adesso è ancora Bonomi. Stalmach. Largo rimane Bartezaghi. Sala dietro. Caldara. Stalmach. 1-2. Sala, bella l'apertura. Ancora una volta per Bartezaghi che si apparecchia al pallone. Va dentro! Sul primo palo arriva il calcio d'angolo per il Milan. Ancora una volta pericolosi, sempre da sinistra con Bartezaghi scatenato. Bonomi dalla bandierina, pallone molto interessante. Il quinto corner però non frutta il gol. Bartezaghi di testa ci prova Caldara, adesso è Gonzalez che prova a ripartire, Giancarlo Simic a chiudere così, Bonomi, poi la sovrapposizione interna di Simic, il traversone sul secondo, Scotti sbaglia lo stop, poi Magro si trasforma in Superman, mette il mantello e chiude due volte senza paura il portiere della Lazio. Milan ancora una volta a flirtare col vantaggio. Controllo di Scotti, peccato. E poi due volte Magro. Cinque minuti davvero abbiamo messo all'angolo la Lazio e abbiamo iniziato a spingere. Stalmach. Zeroli dietro,
Raver, praticamente pulito da una gara attenta, mai chiamato in causa se non per giocare con i compagni, come in questo frangente con i piedi. Tutto il movimento e arriva la giocata su Mattia Caldara. Pallone verso Scotti. Gonzales con l'esterno. Bordon, Bakune un altro passo, ma Bordon, quando vi dicevo di intelligenza, mette il corpo. Gonzales fa correre Milani, uno contro uno su Zeroli, traversone che arriva, lo calamita con i guantoni. No, Rever. Si allarga Bakune, Caldara vede tra le linee Zeroli, un passaggio che era difficile. E adesso Sardo, aspetta Gonzales, ma chiude Caldara e poi in mezzo a due riesce ad uscire molto, molto bene. Bakune sul passaggio di Zeroli. Ah, perde contatto col terreno, perde l'orientamento Scotti. Di Tommaso, Milani. Adesso prova a palleggiare con Fernandez, che è devastante quando ti punta col pallone al piede. È più veloce della palla, anche in questo caso si dimentica la sfera Fernandez, ma è un pericolo, bisogna fare attenzione. Simic, la girata su Simelak, lo sguardo attento di Stefano Sanderra, che sa che fino a questo momento sta andando bene alla Lazio. Buon gioco qui da parte del danese, che lavora con grande intelligenza questa palla. E adesso è Simic che conduce, scarica su Caldara. Scotti, su di lui Gonzales, non ha spazio per correre palla al piede, per farsi la fascia, come si suol dire. Trovato Simelak molto bene. Rimessa ai Milan. Bordon. Bakune dietro. Caldara. È un Milan che come una goccia sta andando a scalfire la roccia biancoceleste. Adesso palla dall'altra parte. Il controllo di Scotti, colpo di tacco illuminante per Bakune. Profondissimo Bonomi dall'altra parte, sarà ancora una volta calcio d'angolo, è il settimo per i rossoneri. Rivediamo il colpo con il tacco illuminante dalla bandierina. Ancora Bonomi, questa volta pallone lungo verso Simic, che la rimette sul secondo. Zeroli anticipato, Fernandez allontana al buio, alla cieca, trova Bartesaghi. Stalmak. Ci mettiamo in ordine, ritroviamo le posizioni, torniamo a palleggiare con Bakune e Caldara. Simic. Adesso parte la pressione del Milan con Simelak. Bakune prepotente su Sardo, manata involontaria sul numero 4 della Lazio. Vieni dietro, vieni dietro.
un po' più sopra, venite, vieni sopra. Alza un po', Sardo, alza un po'. Palla abbassare. Milani. La rimessa. Bakune anticipa sulle mani. Prova a saltare Zeroli. Allontana Caldara dalle parti di Bonomi che lavora bene con il corpo. Bartesaghi sopraggiunge come sempre. Stalmach si propone ancora Bonomi a slalomeggiare in mezzo al campo. Il pallone rimbalza male, abbiamo visto da qui. Lo colpisce di collo esterno destro anziché di piattone interno. 57esimo minuto. Partita che potrebbe essere tranquillamente sul 2-3-0. Simic gira in Caldara, ancora Simic trova molto bene Zeroli che si muove sempre dove c'è luce, l'accende lui Simelak, lo scarico, poi Caldara, cambio versante, cercare il terzo uomo, Bartesaghi per Simic, Stalmach ancora Lotto, Gonzalez dall'altra parte, vuole giocare l'uno contro uno con Caldara, arriva anche Bakune a dare manforte, eccolo Bakune, Scotti non riesce a correre ancora una volta, a girarsi Milani. La chiusura di Bakune, altra grande partita del 2, Zeroli esce così, Sala si butta dentro, Sala, Bartesaghi Caldara verso Scotti, carica al destro Ruggeri di testa, poi addirittura la sforbiciata di Filipe Bordon. Bakune perde contatto, Gonzalez sulle mani, Sardo prova ad uscire, la Lazio lo fa bene a due tocchi, adesso sviluppa con Di Tommaso, lo insegue Sala, Di Tommaso pressato proprio da Sala che fa un lavoro sporco, poco visibile ma molto efficace. Intanto Fernandez guardava il compagno basito e sterefatto. Con le mani Bartesaghi si stacca dietro Simic, vuole Caldara più vicino, Bartesaghi cerca Simelak, Stalmach anticipato da Fernandez che ha davvero un passo, una frequenza incredibile. Fernandez manca poi la giocata sulla chiusura di Simic. Non dobbiamo far spegnere la partita anche perché è lunga. Pronto Malaspina, il primo cambio, Magni e Malaspina. Fuori Bakune e Magni dentro, abbiamo detto. Magni ovviamente per Bakune, non cambia niente. Terzino per terzino. E fuori Sala, fuori i due ammoniti del match, Sala e Bakune. Dentro Malaspina e Magni. E come detto, a livello tattico non cambia nulla. Magni, primo pallone toccato per lui, è la rimessa laterale. Toccherà ancora al 23. Giocare il pallone, anzi no, Caldara velocizza, va da Simic. La pressione di Sulemani. Parte Zaghi. Pressione della Lazio quasi efficace. Dicevo quasi perché pensavo un fallo, invece Gonzalez prova addirittura da distanza siderale. Erano almeno quasi 30 metri. No, no. Altra interruzione. Adesso si può riprendere.
Simic scambia con Raver. Caldara sulla testa di Simela, che viene a dare una mano e a raccordare il gioco. Sulle mani voleva lo scatto di Sardo. Caldara cercare ancora Scotti, la chiusura di Milani. Zeroli voleva andare sullo stop, poi Stalmac. La Lazio chiede il giallo, il Milan dice non è fallo. A metà strada, fallo senza giallo. Sardo si è visto di più nel secondo tempo, invece un po' spento di Tommaso, che aveva giocato un primo tempo sopra le righe. Fernandez cambia lato con Gonzales. Scotti lascia lì il pallone, Sardo sente la presenza di Stalmac. Adesso è Milani, si è allargato Gonzales, il pallone è su Raver. Malaspina. Parte Zaghi, deve giocare di prima per tenere in campo il pallone, e l'idea è anche buona su Bonomi. Arriva Malaspina in una corsa folle in pressione, e poi Zeroli va a disturbare tutti. Senza fallo, Simelac, la pressione anche sua, su Zaza. E adesso è Ruggeri. Fernandez. Bourdon cerca ancora Fernandez, va dietro Magni. Rinvio di Raver. Zeroli prova ad andare di testa, Ruggeri più in alto. Pedini. Di Tommaso. Gioca con Gonzales. Sardo. Apertura dall'altra parte con Fernandez. Mette dentro verso Gonzales. Usciamo molto bene. Magni prova un dribble de vacca. Con palla da una parte, lui dall'altra. Anzi, era Scotti. Che grande velocità. Era forse troppo lontano da Milani per cercare questa soluzione. Fernandez, sempre come detto, come prima, grande spunto, tecnicamente con quella velocità devi essere ancora più bravo degli altri per gestire il pallone, e il tocco è troppo ruvido. Si alza Sardo, vanno sugli appoggi i giocatori della Lazio, Bourdon va a prendere anche Zeroli, e allora il pallone è per il solito Simelac. Le mani su di lui, forse fallo da parte di Zaza. Si gioca adesso il Milan, ha un po' spento il fuoco perché ha giocato davvero ad altissima intensità fino a questo momento. Va via sulle mani, Simic lo contiene. Caldara, Raver. Malaspina con personalità, il Milan esce, ed ecco perché fa questa giocata, perché liberiamo Stalmac, che guarda la porta avversaria. Siamo messi bene adesso con Scotti, ancora Stalmac non trova soluzioni, deve andare dietro con Caldara, che torna dal portiere rossonero. Malaspina dietro. Bella palla tra le linee, sempre perché si fa trovare bene Zeroli. Malaspina. Magni, Caldara, adesso torniamo con importanza nella metà campo della Lazio. Scotti. Ed è il rigore sbagliato, Scotti si è un po' intristito. Attenzione al giallo. Fernandez. E qua arriverà probabilmente. Speriamo di no.
E vediamo. Avesse fatto prima sarebbe arrivato il giallo, qui invece si è piantato. Fernandez gli è rovinato addosso Stalmach. Milani. Sardo dietro. Giro tra Ruggeri e Zazza. Alza il baricentro la Lazio, Gonzales. Sardo. Ruggeri di prima. Pallone troppo aperto per Fernandez. Magni. Zeroli, la sponda a Simela, che usciamo molto bene da questa rimessa laterale. Qui il fallo su Scotti che resiste. Gran palla per Bonomi in area di rigore, pallone dentro! E la apre Semelak con un colpo sul primo palo, va a tagliare con cattiveria attaccando il primo palo. Semelak in scivolata va ad aprire il match. Milan 1, Lazio 0. Vantaggio più che meritato. Tutto è nato da una grandissima rimessa laterale che ha portato Bonomi al cross e poi Simelak va ad anticipare il difensore. Milan 1, Lazio 0. Proprio probabilmente un secondo prima del cambio. Andata alla tribuna centrale. Andiamo, andiamo, dai, dai. No, che cazzo, due secondi lì. Vuoi altro pubblico? Altro pubblico. A 22 dalla fine. È un gol che pesa. Quello di Simelak. La Lazio terza e subito di Tommaso, però si ributta in avanti la Lazio e questa è al limite del cartellino giallo per simulazione. Dicevamo contro una Lazio terza in classifica con 7 punti in più del Milan fino a questo momento, ma eccolo lì, dicevo, pronto Camarda, quindi era per quello che forse deve essere uno degli ultimi palloni toccati a parte di Simela che l'ha buttato in rete. Lazio che arrivava da 3 vittorie consecutive in campionato e non perdeva da inizio febbraio, anche se ovviamente è ancora lunga, ma un Milan che sta meritando il vantaggio. Milan invece che non vince in campionato proprio da inizio febbraio. A Cagliari 3-1 grazie alle reti di Insiala sia e Camarda. Sia e Camarda oggi in panchina, anche Insiala ovviamente. Allontana Caldara. La Lazio prova adesso a reagire ma c'è una grande riconquista ancora di Simelak che va a puntare. Simelak fa tutto da solo dietro per Zeroli. Il Milan con questo 1-2 mette una seria ipoteca sui 3 punti che mancano da inizio febbraio. Zeroli, dopo il gol arriva l'assist per Alexander Simelak. Milan 2, Lazio 0. E si incastra qui Matteo Zazza. Simelak è bravo, lucido, tranquillo e intelligente. Poi per Kevin Zeroli è un gioco da ragazzi trovare il 7° gol stagionale, il 3° in campionato per Kevin Zeroli, 3 come ne ha messi a segno Simelak in campionato, il 6° in stagione per Simelak. Dentro Siala Makengo, fuori Caldara. E poi è pronto anche Sia. Dovrebbe uscire Bonomi, vediamo. Esce Bonomi e dentro Sia. 4 cambi per il Milan. Era pronto anche Camarda. Simelak doveva forse uscire perché avete visto prima Sia e Camarda con
la pettorina, quella pre-ingresso in campo, poi sono arrivati gol e assist per Simelak. E allora resta in campo il numero 32 dopo questi 5 minuti alla grande Ziala. Zeroli, forse fallo qui su Malaspina, si continua a giocare, poteva essere vantaggio, era andato via, era scappato, palla al piede. Devi stare ai lati lì, non da troppo. Tieni, per giocare. Stalmak. Per giocare già. Ziala. Simic. Scotti. Scotti su Sardo, commette fallo. Pensa a giocare bene tecnicamente invece di parlare con l'altro. Oh. Vuole meno errori tecnici, mister Abate, avete sentito? Concentriamoci più su quello che possiamo migliorare tecnicamente e non parlare con l'arbitro. Gonzales, uno che di tecnica ne ha da vendere. Ma la spina non si passa. Quadrato, ma la spina ha stoppato Ruggeri. Lazio che ancora non ha effettuato cambi. Gonzales di Tommaso. Ruggeri, capitano, riceve il pallone, si apre Milani. La pressione di Zeroli. Pallone lungo, parte di Magro, seconda palla gestita con calma da Dario Stalmak. Malaspina vuole sempre molto ordine e attenzione in campo, mister Abate. Allora i ragazzi eseguono. Magni, Ziala, cercare subito sia. Grandissimo gol contro il Real Madrid in Youth. Fernandes punta Magni, arriva raddoppio prima, poi in tre la chiusura di Magni, attentissimo, bravo. Terzo corner per la Lazio, il primo della ripresa per i capitolini. Due contro uno, Gonzales sbaglia malamente. Cambio della Lazio, il primo per la Lazio. Esce il 4 dentro Cappelli. Esce 4 dentro 10. Napolitano per Sardo intanto, con il numero 10 al posto di Jacopo Sardo. 5 gol per lui in campionato, oggi non si è visto tanto. Esce 8. E poi fuori di Tommaso e dentro con il numero 27 Cappelli. Tre gol di Tommaso oggi, bene. Non felicissimo della sostituzione, Leonardo Di Tommaso, fuori le due mezze ali per la Lazio. I primi due cambi al minuto 75. Simic va via da solo e poi trova molto bene Simelak, che ha trovato confidenza nella partita con due grandi giocate. Bartezaghi, sia sovrapposizione interna, va a puntare in tre su di lui, sia ancora gioco di gambe, prova a sfondare, non ce la fa, si deve appoggiare dietro da Bartezaghi che torna da Stalmak. Ziala, Simic, Scotti, Zeroli si fa vedere, Simic riceve, Ziala, vuole sempre intensità mister Abate. Simic,
Scotti, Stalmach, ma la spina, bella palla, bella idea, leggermente fuori giri per Davide Bartesaghi, che ad inizio ripresa è stato un fattore con sue costanti spinte e ha creato da solo 3-4 occasioni. E adesso la Lazio è alle corde, spenta anche mentalmente dopo i due gol firmati Simelak e Kevin Zeroli. Magni, Scotti, bravo Diego, bravo, Stalmach in mezzo al campo adesso tiene l'orologio della sfida in mano. Zeroli su di lui, Bordon, Nsiala pesca molto bene Simelak. Simic, Nsiala, ma la spina, Nsiala, Simic, ancora Nsiala, ha finito la benzina la Lazio, non va in pressione, allora Nsiala sventaglia verso Scotti che può esaltarsi nell'uno contro uno. Scotti, arriva il cross, la chiusura di Capitan Ruggeri e poi Fernandes prova ad accendere la fiamma nella Lazio con la sua velocità. La chiusura di Simic, ma lo sta puntando, sta fermo in appoggio. Pronto un altro doppio cambio per la Lazio. Abbiamo visto Di Gianni sicuramente a bordo campo. Fernandes non arriva su questo pallone, non può arrivarci. Altro doppio cambio, eccolo qui Di Gianni col 38. Si mette 4-4-2 la Lazio, fuori Sana Fernandez e poi dentro con il 40 Cuzzarella per Sulemani. Andiamo Cuzza, andiamo! Dai, dai! 4-4-2, dai! Non so! Non so! Occhio! Di testa Bordon. Cuzzarella. Largo a sinistra, si è messo attaccante di peso Di Gianni là davanti. Ma la spina riconquista sia. Bravo Diego! Un calma sia, porta a spasso la Lazio. Si appoggia su Magni. Simic, Nsiala Makengu. Ancora Giancarlo. Zeroli viene incontro, libera spazio. Scotti. Ancora Zeroli. Magni. Il pallone, guardate come rimbalza il terreno. In tante partite e le piogge degli ultimi giorni non è in perfette condizioni. Ma la spina, Stalmach, è partito Bartesaghi, Simelak. Grande cambio di gioco, Scotti mette nel mirino Zeroli. Pallone che arriva sul suo tacco. Cuzzarella all'indietro, mette in difficoltà Milani, che deve sparacchiare in avanti. C'è Malaspina, quasi in posizione di sparo. Va dietro, con calma, non forziamo nulla. Bartesaghi, traversone sul secondo, la mastica così Zeroli, si è coordinato bene, il pallone rimbalza, va alto sopra la traversa, ancora Bartesaghi dalla sinistra, sempre pericoloso Kevin Zeroli. Siamo,
Sali, sali veloci! A te! Sì, sì. Oh, no, c'è ragazzi, il fondo! Insieme! Magro! Di testa, molto bene Malaspina, che è entrato concentrato e attento. Raver. Simic. Col brivido. Col freddo nelle vene. Simic mette un pallone incredibile. Poi cavalca, arriva il giallo. Fallo di mano da parte di Filippo Bedini. Il primo giallo per la Lazio. Era andato via Bartesaghi, così. Facile. Struttura fisica davvero anomala per un terzino, almeno in queste categorie. Un terzino di quasi 1,90. Torniamo a palleggiare. Arriva Sia, dietro Simelak, controllo in area di rigore, quasi va giù, toccato sicuramente Simelak, riesce ad andare a mettere in mezzo verso Zeroli, magro, più in alto di tutti. Bordon. Zeroli sempre a schermarlo. Pallone nella terra di Giancarlo Simic. Guarda la linea, sei sempre 10 metri dietro. Malaspina, Siala, Simic. Ancora Malaspina. Stalmak. Prima intenzione. Zeroli in pressione, arriva Scotti come un fulmine. Stalma, che questa pressione è davvero famelica. Bordon perde grip. Ruggeri per Zaza. Milan anche con questi tre punti aggancia al sesto posto il Sassuolo. Gonzales mette sul primo palo, c'è sempre un attentissimo Giancarlo Simic a 6 dal termine. Sassuolo deve ancora giocare contro il Monza. Monza terzultimo. Palla che è uscita. Cuzzarella porta il pallone oltre la linea. Ne è entrato Cuzzarella, solito esterno, il 4-3-3, adesso ala nel 4-4-2. Comunque offensiva la Lazio in questo finale di gara con 4 giocatori offensivi in campo in questo 4-4-2. Simelak. Vabbè, qui però la palla di Scotti che sfila sulla testa, arriva sulla spalla, leggermente sul braccio, fallo. Bordon. Palla per Cuzzarella, sono i chili di Simic che riesce anche a tenere in campo il pallone. Corner. Brava evidentemente in campo questa palla. Rivediamo. Non è mai uscita tutta, mai. Neanche metà è uscita questa palla. Deve uscire tutta nella sua proiezione dall'alto. Gonzales. Colpo di testa, alto, su un corner che non era corner. La Lazio fa il suo tiro. Primo tiro della ripresa verso la porta. C'è un cambio, cambio, cambio. Cambio. Vai difensore centrale, vieni, vieni, vieni. Dentro Balde. Vieni, vieni, vieni centrale, fa il quarto Balde. E fuori, non vediamo. Fuori Bedini, dentro Balde. Occhio alla seconda, occhio alla seconda. Siamo Balde, siamo Balde. Di più, di più. Bravo, bravo. Bravo, Cre. Forte!
di testa Simelak. L'apertura verso Sia. Grande sventagliata verso il solito Scotti. Pallone a rimorchio. Arriviamo con Magni. Questa seconda palla. E va Cuzzarella. A suo pari la corsa del 23. Pedini saluta il raccattapalle. Chiusura di Stalmach, davvero giocatore presente in tutti i sensi. Gonzalez finisce a terra dopo questo autoscontro gratuito con Stalmach. Simic, 3 minuti più recupero prima di tornare a festeggiare in campionato questi 3 punti che spingono assolutamente il Milan nella zona playoff, a 3 punti da Torino, a 4 dalla Lazio terza e a 7 dalla Roma seconda, che vuol dire accesso diretto alla finali primavera. Pressione di Di Gianni. Zieroli pressato da Trepo e Cuzzarella. La giocata di Balde, c'è sempre il solito Stalmach a chiudere. Napolitano, Milani, Cuzzarella, ma Magni non gli lascia neanche l'aria per respirare. Lazio che adesso si alza un po' con il baricentro, ma come detto Noah Raver ha i guanti e la maglietta in tonsi. La giocata sulla sinistra a chiudere tutto, Malaspina. Davvero difficile anche saltare i rossoneri nell'uno contro uno. Balde sbaglia, poi sì, c'è fallo segnalato dal secondo assistente. Dentro Skocilas. E fuori Scotti. Skocilas dentro. Matteus, classe 2006, posto di Scotti. Polacco. Simic in pressione. Sulla sinistra adesso sviluppiamo con il solito inserimento da parte di Bartesaghi. È la seconda presenza in campionato per Matteus Skocilas. Ha giocato gran parte della stagione in Under 18 anche. Arriva dalla seconda liga. Tanto 3 minuti di recupero. Poi giocava nel Zagłębie Lubin, seconda squadra. Campionato polacco. È iniziato lì la stagione con una presenza. Questa è la seconda con il Milan primavera. Chiusura di Skocilas, proprio la sua. Simelak, Zieroli, tutto di prima. Il Milan viene fuori molto bene. Skocilas messo giù da dietro. Da parte di Cuzzarella, lo vede, mette il corpo, gli taglia la strada. Prende fallo il polacco.
batti, Dario. Cambia. Magni. Ancora. Scocci l'as. Stalmach, Siala. Parte Zaghi, ma la spina vuole questa palla, vuole anche tornare indietro. E la Lazio continua a correre. Dito. Dito stretto. Vai mamma. In Siala. Sbaglia nel dosaggio. Guarda la linea. Dai, due minuti, forza. Avvicina. Abbiamo, Ruggeri, Napolitano, Milani, Gonzales, perde palla senza fallo, Zeroli, possiamo andare a chiuderla, Kevin Zeroli fa tutto da solo, l'apertura per Simelac e arriva Bordone a chiudere, ma la spina ancora una volta ad andare a ringhiare. Siamo entrati nell'ultimo dei tre minuti di recupero, Milan 2, Lazio 0. Bordon. E adesso si è messo centrale, posizione nella quale spesso gioca. Scocilas col tacco e poi l'apertura a Mancina. Perfetta per Sia. Doppio passo Sia. Solo profumo di gol per Sia, che raccoglie questo arcobaleno, lo incolla, lo pettina, rientra e poi il giro non è sufficiente per esultare, ma grande giocata, bella azione da parte del Milan. Finisce qui, il Milan vince anche in campionato, lo fa contro la Lazio per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Semelac e Zeroli. Un caro saluto da parte di Francesco Specchia.